50 uomini della Protezione Civile, ma anche volontari dell'Associazione Nazionale Alpini e anche carabinieri e poliziotti in congedo. Queste le persone che affiancheranno la polizia locale per evitare gli assembramenti alle fermate dei bus e all'uscita delle scuole a partire già da lunedì, quando tornerà a squillare la campanella per gli studenti delle scuole superiori a casa in didattica a distanza da fine ottobre. A Udine il comandante della polizia locale, Eros Dellongo, ci ha spiegato che sono stati identificati 8 punti da presidiare. Non dobbiamo creare un plotone di forze dell'ordine, dice Dellongo, ma sicuramente ricordare ai ragazzi i comportamenti corretti servirà. A Trieste saranno 15 volontari impegnati ogni giorno sul territorio. Il prefetto Valerio Valenti ci tiene a responsabilizzare tutti, studenti compresi, per una partenza positiva e duratura della scuola in presenza. A Gorizia il prefetto Massimo Marchesiello ha predisposto 16 pullman aggiuntivi destinati alla popolazione studentesca tra urbani ed extraurbani. La polizia locale sarà impegnata nelle ore di punta nelle zone di maggior afflusso, punti più critici a Gradisca e Gorizia, naturalmente l'area della stazione ferroviaria. A Pordenone il prefetto Domenico Lione ricorda i 30 pullman in più previsti e le 4 corse aggiuntive predisposte da Trenitalia sulla linea Casarsa-Porto Gruaro, 40 volontari messi in campo già da lunedì e anche qui saranno coordinati dalla polizia locale. Non dovranno controllare o multare i giovani, precisa Lione, ma semplicemente informarli sulle condotte più prudenti.